We had a fire and I didn't kill you. E così è un po' troppo, se aggressivo. Ragazzi, sono di nuovo nel mio paese natale con Leonardo. Bentornati. Bentornati sul canale. Oggi sono preparatissimo perché avevo paura che il computer craccasse. La nuova luna nera, visto? Allora, mi sono affidato. Perché la carta non tradisce mai. La carta non tradisce mai. E che dire, niente, oggi volevo fare questo video in cui, siccome me l'avete anche chiesto in realtà, parlavo un po' dei proverbi giapponesi e dei modi di dire giapponesi. E ho detto, vabbè, qual è il modo migliore di chiedere a Leonardo, che se sei uno dei massimi esperti di cultura e lingua giapponese, sì, cosa significano questi proverbi? Perché devo dire, anch'io ho avuto dei problemi a trovare le risposte esatte, perché proprio sono andato a cercare quelli più adatti a questo video. Però a caso un libro sul giapponese che ho aperto, quello di Marco Togni. No, non è quello, me l'ha mandato a me. Guarda che imparerai il giapponese in un istante con quel libro. Saranno una serie di modi di dire che la nostra Kumiko ha gentilmente... Hai mai visto Kumiko in qualche mio video? Kumiko ce li ha letti per noi. Devo dire, alcuni erano molto imbarazzanti, però li ha letti come solo lei sa fare. Proverbi molto imbarazzanti. Insomma, io devo dire che sai, in Italia abbiamo dei proverbi tipo donna nana, tutta tana, robe così. Sì, no, però li vedrai, li vedrai. Devo dire che li ho cercati, ci ho messo un attimo, eh. Allora, te lo dirò prima in giapponese. Poi ti dirò la traduzione in italiano e poi tu devi indovinare quando la potresti usare. Perché comunque, secondo me, alcuni di questi proverbi potrebbero anche essere trasportati in Italy. Beh, spero che lo traduci in italiano, perché sapere cosa vogliono dire solo dal giapponese la vedo un po' dura. Vabbè, iniziamo. Kawaii ko ni wa usugi o sasero. Kawaii? E poi non lo so. Kawaii ko ni wa usugi o sasero. Oddio, qualcosa di carino c'è, perché è l'unica parola che tutti sanno in giapponese, kawaii. Ma praticamente kawaii ko, cioè, a una ragazza, un ragazzo carino, gli fai mettere dei vestiti molto leggeri. Quindi è tipo per apparire bisogna soffrire, tipo ti vesti poco anche se è freddo per diventare bello. Assolutamente no. Accidenti. L'ho trasportato con proverbi italiani, però. Perché... Alcuni sono traducibili, a questo no. Cioè, se sei figo ti vesti bene? No, se sei figo ti vesti poco, sì, quella. Quando lo useresti? Cioè, non è se sei figo, è se al bambino carino lo fai vestire poco. Perché è bruttissimo. Guarda, sei... è il tuo target. Perché devo far vestire poco con mio figlio, no? Oppure kawaii ko ni wa tabi o saseyo. Un bambino o una bambina carina gli mandi a fare un viaggio. Dove è arrivato? Dove è arrivato viaggio? No, vabbè. Cioè, che devi farli vedere, non lo so. Che... No, sei proprio sulla. No. Mare, acqua. Lo sa, il bambino non lo manda a fare un viaggio da solo, povero. Soprattutto vestito poco. No, vabbè, te lo dico. Ti dico la solution. No, praticamente sarebbe che i bambini, sai, quelli un po' carini, per diventare forti o comunque per fare delle esperienze, li mandi a fare un viaggio, gli fai vestire poco, così. Sì. Fanno il sistema immunitario. Fanno le ossa. Capito. Bello questo. Sì, ci sta. Anche se è molto fraintendibile come cosa. Cioè, penso che chiamerei gli assistenti sociali. Vabbè, andiamo avanti. Nakukoni togarashi. Vabbè, questo ce n'è ancora un terzo, che sarebbe... Questo però ha un altro significato. Al bambino che piange do il peperoncino piccante. Non penso che sia una buona soluzione per farlo smettere. Guarda, proprio l'opposto di quello che pensi. Cioè, quindi lo fai piangere ancora di più, perché così, cioè, capisci che la prossima volta se piange si prende il peperoncino. Praticamente, siccome si spaventa talmente tanto o si fa uno shock, che non dovrebbe piangere, quindi è qualcosa di efficace. Sono veramente cattivi con i figli. Andiamo avanti. Inochi no sentaku. Lavare la vita. Lavare la vita mi sa molto qualcosa tipo butta via tutte le persone che ti fanno male, pulisci un po', fai pulizia. Sì. Pulizia amici falsi. Sì, è più per la memoria, per sì, comunque l'esperienza. Comunque questo è giusto, quindi la memoria? No, per le brutte esperienze, le brutte di un po' dimenticarsene. E abbiamo persone false su Facebook, persone false. Sì, bene, un punto. Perché quello di prima non valeva del peperoncino? Quello di prima è sbagliato. Ma del peperoncino, no? E tu hai detto giusto, che non è una cosa molto efficace. Piange ancora di più, invece era l'obiettivo, proprio una cosa efficace. Andiamo avanti, sto video. Vabbè, il prossimo è meglio. Heto natto wa kusai ga chouhou. Sai che cos'è il natto? No. Cavolo, devo portartelo. Il natto è un legume fermentato viscido. Molto molto viscido. È schifi. Sì. E è molto molto puzzolente. Ah, è quello che tipo se questo. Se un...
Ah, ecco, ho capito che dicevano tipo che, non so, ogni tanto nei manga ce l'hanno nei capelli, non so perché, per dire che ce li hanno unti. Ah, beh, sì, sì. Ti dicono tipo c'è il natto nei... Sì, ok, ho capito, perfetto. E praticamente il proverbio dice che se il natto e la scoreggia puzzano è una buona cosa. Cioè, il fatto che puzzano è una cosa buona. Questo non riesco a dargli un senso. Che cosa vuol dire? Oddio, non saprei darglielo. Cioè che... Il natto penso sia un legume, e quindi come tutti i legumi farà scoreggiare, quindi se la scoreggia è buona anche il natto era buono? No, il punto è, devi concentrarti più sulla scoreggia, la cosa più importante. Cioè, tra queste due gli dice, cioè il natto è normale che sia puzzi, però anche la scoreggia puzza vuol dire che è una cosa buona. Cioè che non so che c'è in salute, cosa vuol dire? Esatto, due punti! Questo è, non è molto usato, però peccato perché è carino. Vabbè, il prossimo è facile, il prossimo se non lo indovini, no. Saru mo ki kara ochiru. Anche la scimmia cade dagli alberi. Beh, penso che, cioè tipo, se sei bravo a fare qualcosa puoi lo stesso sbagliare. Sì. Inteso, anche i migliori possono sbagliare. Oh, bravo, tre punti. Questo l'ho messo apposta per tirarti su di morale. Ok. Ah, avevi già previsto che ne avrei fatti pochi. Sì, però poi i migliori, sono sicuro. Questa è anche molto bella, che è Butamo odateriaki ni noboru. Se praticamente incoraggi il porco, anche lui sa scalare un albero. Ok, è tipo quello al contrario di prima. Cioè, anche se non sai fare una cosa, se ti incoraggio magari riesci. Esatto, beh, bravissimo. Massimo esperto di proverbi giapponesi. Vabbè. Ma devo dire che per il mio canale li ho fatti molto semplici, per il tuo sono più complicati. Ah, Oni no inuma ni sentaku. Allora, questo qua invece è molto bello, fare il bucato quando non c'è il demone. Demone in giapponese si dice oni. Mm-hmm. Fare il bucato quando non c'è il demone. Questo è traducibile con un proverbio italiano. Fare il bucato quando non c'è il demone. Con i demoni c'è il diavolo, fa le pentole ma non i coperchi, però non so se vale per quello. Ma boh, non so, fare il bucato quando non c'è il demone. Cos'è, ti ruba i vestiti? No. Vuoi tre aiuti? Sì, però okay. L'aiuto da casa. Ok, l'aiuto da casa è... Vabbè, a che fare coi gatti in italiano? Coi gatti? Sì. Se col gatto c'è solo tanto va la gatta al largo che ci mette... No, non è quello. Dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Non è quello? Altri problemi ci sono coi gatti? Sono gatti e topi. Adesso te l'ho detto. Gatti e topi? Proverbi italiani con gatti e topi? Sì. Giuro. Oddio, non lo so! Te lo dico? Passa parola, ok, vabbè, questo allora rinunci. Ok. Quando il gatto non c'è, i topi ballano! Ehi, questa era facile. Ah, ho capito. Quindi puoi farlo tranquillamente perché sennò ti disturba. Questo anche è facile, secondo me. Cideci o arau. Lavare il sangue con il sangue. È tipo la faida. La faida è quando tu hai ucciso un mio familiare, io posso uccidere un tuo familiare. Sì, tipo occhio per occhio. Esatto, okay. Bravo. Molto bravo. Questo era facile, dai. Poi questo è anche molto bello, che è ksai mono ni futa o suru. Mettere il coperchio su qualcosa che puzza. Nascondere tipo sotto la polvere sotto il tappeto. Che non devi far vedere qualcosa di brutto, quindi lo nascondi. No, è più che altro non voler fare le cose brigose. Ah. Cioè tipo, sai che noi abbiamo, fai oggi quello che non puoi fare domani. No. Fai dopo domani quello che non vuoi fare domani. Sì, è una cosa così, praticamente quando rimandi le cose. Poi questo qua è kabe ni mimi ari, shouji ni me ari. I muri hanno le orecchie e le porte scorrevoli hanno gli occhi. Perché c'è un proverbio con le porte scorrevoli? Quando è nato questo proverbio? I proverbi devono essere vecchi. No, questo è vecchio, le porte scorrevoli. Ma quando ce l'ha? Ah, ma che hanno, vero, in Giappone, sì, non è una cosa... E qua da noi che effettivamente sono abbastanza nuove, che quindi non sai mai chi si può ascoltare dall'altra parte di un muro, esatto, o aprire leggermente la porta e guardare. Sì, più o meno, sì. Sai che anche noi diciamo anche i muri hanno orecchie. Sì, i muri hanno orecchie. Quindi questo era uguale. Ok, adesso te ne dico di difficili perché sennò questo video... Questo ha un significato profondo. Mexo hanaxo warau. La caccola che ride della vita del moccolo. È un significato profondissimo. È tipo il bue che dà del cornuto. Ma bravissimo! Ma come hai fatto? Vabbè, e poi questa qua. He o hitte shirisubome. Dopo aver fatto una scoreggia. Ma c'è anche un proverbio che non abbia scoreggio caccola in Giappone? Il sedere si restringe, cioè l'apertura si restringe. Dopo aver fatto una cazzata ci si nasconde, una roba del genere. Dai, più o meno. Sì, lanci il sasso, nascondi la mano. Fare finta di non aver finto. Ah, ecco, sì. Ma bravissimo, io questo non avevo capito. Sono un traduttorissimo di proverbi. Ma infatti. Allora, oh mio Dio, ma sono sempre peggio. Questa qua anche molto bella, che è.
della cacca di cui ti vanti nemmeno il cane vuole mangiare. Cioè neanche il cane vuole mangiare la cacca di uno che si vanta. Ah, capito, cioè, se uno si vanta di fare tanta roba bella magari non è tanto capace. Sì, più o meno. Cioè che comunque anche se fai una cosa, sei bravo anche a fare una cosa, però ti continui a vantare in continuazione di quanto sei bravo, stai anche stanchi. Sì, sì. Esatto. Poi questa anche è molto bella. Nishiki no fukuro ni fun wo tsutsumu. Sai cos'è il nishiki? No. Nishiki sarebbe, spesso le geisha ce l'hanno, è un modo pochino più costoso per impacchettare le cose in Giappone. Non okay. Impacchetti con la carta, le impacchetti con questa stoffa molto okay, pregiata capito. Di chiotto. È impacchettare la cacca dentro una borsetta di nishiki. Cioè, che poi, cioè il contenuto può essere anche, cioè, l'esterno può essere bello ma il contenuto brutto. Esatto. Forse c'è qualcosa di italiano simile. Sì, sì, sì. E sto pensando, vabbè, a parte forse dare le perle ai porci può essere simile. No, questo è diverso. Mm. Quello è proprio diverso come significato. Sì, è vero. Qualcosa di simile in italiano. Pensa a Padre Pio. Cioè, pensa a padre. Cioè, ci sono proverbi su Padre Pio? No, vabbè, non Padre Pio, pensa a una figura paterna. Religiosa. Dio, Gesù. Che cosa indossa? Ah, la toga non fa il monaco. Esatto. Ah. L'abito forse. L'abito sì, la toga. Bello. Questo ti è piaciuto? Questo sì, era carino. Bene, poi andiamo avanti. Oinu wa koinu o seme. Koinu wa kuso o semeru. Il cane grande fa il bullo con il cane piccolo e il cane piccolo fa il bullo con la cacca. Cioè che ognuno bulleggia quello più piccolino. Sì, anche questo è facile in teoria. Sì, ma è tristissimo. Oh, è così. Ma povero, povero. È così, non l'ho fatto io il proverbio. Uno bulleggia l'altro si sente bulleggiato, quindi deve bulleggiare qualcun altro più piccolo. Esatto. E quindi è una catena continua. Esatto. Ma poi la cacca chi è che bulleggia? Non lo so, si fermava lì. Se vuoi indago e poi te lo faccio sapere. Vogliamo continuare questo proverbio, adesso andiamo a indagare. No, vabbè, continuatelo voi nei commenti. E indovina? No, vabbè, questo te lo dico se vuoi. Ha a che fare con i pesci in italiano, dai. Pesce grande mangia pesce piccolo. Sì. Bello, no, questo? Finiamo in bellezza con... Basta. He no kappa. La scoreggia del kappa. Ah, il kappa è la rana, quella... Sì, beh, sarebbe uno yokai giapponese. Ok, sai che cosa? Vuoi che lo spieghiamo? Beh, lo spieghiamo anche poi sul tuo canale, però, perché poi sul kappa ce ne sono tanti nel tuo. Il kappa è questo yokai, quindi mostro del folklore giapponese, che vive nei fiumi. Tipo mangiava i bambini, mi ricordo. Sì, fa gli scherzoni. Ma in realtà ti mettono mano per sedere e ti ruba gli organi. Ah. Però ci sono anche quelli buoni che invece fanno sempre la stessa cosa, però ti rubano le emorroidi, giuro. Ma non voglio scoprire se è buono o cattivo, resto fuori dal fiume. Vabbè, comunque, la scoreggia di un kappa, eh? Boh, devi stare attento se la vedi, non lo so. No, è una cosa che succede frequentemente. Perché? Così. È perché il kappa scorreggia spesso. Allora... Ah, non lo sapevo questo. Questa lo usano tanti bambini. Con questa in realtà è usata, però tutti la usano ma non sanno cosa vuol dire. Ah, kappa non è. Ok, cioè a caso. Esatto. Vabbè, ragazzi. Pensavo di saperne di più invece. Adesso è stato bravo, hai totalizzato. Beh, poi analizzeremo, gli studiosi si valuteranno. Ma quindi ho vinto o perso? Non lo so, vediamo se vinci sul mio canale o se vinci sul tuo. Perché questo video non è finito. Se volete vederne ancora di più andate sul suo canale che ci sarà la seconda parte. La seconda parte è più difficile. Sì, dai, spero. Perché questa era facile. Adesso voglio proprio quelle hardcore. Ecco, quindi vabbè, continuiamo di là. Ciao ciao a tutti. Ringraziate Kumiko che ci ha fatto che ci ha deliziato leggendo queste perle di saggezza. Anche abbastanza bene, devo dire. Anche brava, sì. E seguitela tutti su Instagram, Arai trattino basso Kumiko. Che vedo la tua conversazione con... Ciao Kumiko, puoi dirmi questa frase in cui c'è scoreggiare caccole cacca? No, però sai che però è come un proverbio, no? Beh, effettivamente. È un po' come se gli facessi dire una donna senza tete è come una barella senza manette. Sì, esatto. Quelle del caldonazzo, lega. Finisce così il video. Ciao. We are the fire.